Eccoci qua, ci siamo sentiti gli Scorpioni. Ricordo che state ancora vedendo su Super TV la seconda parte della serata Quelli degli anni 60-70, che si è svolta il 24 settembre 2014 in piazza Eleonora d'Oristano, organizzata dall'assessorato Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Oristano e dalla Proloco di Oristano, con l'apporto logistico della Casa della Musica che ci ospita in questo salottino, arredato da Kidea Arredamenti. Gli Scorpioni abbiamo visto con una formazione quasi originale, insomma, che ha mantenuto il più possibile fede a quella che era la formazione originale. Adesso invece abbiamo i Vogue, allora Vintage Oristano Group, Sì. quindi un gruppo oristanese che, diciamo, ripercorre un po' il vintage, cioè la roba vecchia, Sì, diciamo chiamiamola che così. non siamo riusciti a ricomporre i gruppi originali per vari motivi, per cui ci siamo incontrati e abbiamo detto, dai, facciamo una cosa anche noi e ci inventiamo un Era nome. preparata la cosa. Sì, poco, però. E diciamo che il nome è nato qui, in questo negozio qua, insieme a Gigi Ah. Pisu, perché ce lo siamo fatti insieme. Il nome. In realtà il nome originale doveva essere Vogue, però con la U e la E finale, che voleva significare ugualmente Vintage Vintage Oristano Oristano Group, Group. e poi UE erano unici esemplari, no? Ah, ecco. Perché siamo. Che Vogue vuol dire anche moda, poi, Esatto, perché poi vuol siccome dire siamo anche dei moda. ragazzi alla moda, non passiamo mai di moda, per cui ci sembrava giusto. Poi invece Gigi Pisu ce l'ha cassato le ultime due lettere, è rimasto Vogue così. Marco è la voce dei Vogue, Marco Pilloni, che è stato anche nei Barritas, se non Sì, sbaglio, voce dei Barritas. nel Marco non è 79 nei oristanese. Barritas, 79 Marco ha una tanto. vita artistica intensissima ad Oristano, vero? Mica tanto. Come no? La mia professione è un'altra. Sì, sto parlando di vita Sì, ma artistica, naturalmente. Lo so che non lo fai per esagerando, professione. esagerando, sì. Però tu con i Barritas, con Mariano Tunerani, col duo che è stato forse il duo più Sì. longevo della storia della musica Sì, oristanese. anche le bomboniere, 25 anni. Sì, fino a che non in Olanda Sì. non vi siete presi a cazzotti con Tu Mariano e avete sciolto il gruppo. testimone di tale cosa. No, vabbè. No, ricordo che alla fine di ogni serata era simpatica la cosa. L'ho intuito perché alla fine di ogni serata, per scaricare l'adrenalina, Mariano e Marco litigavano. Chissà perché. Era la cosa più bella, quella di No, quando si andava in rilassarsi. albergo diceva, dai, vieni a dormire a casa, vai dentro, vieni a Siamo dormire. stati a fare una serata per un circolo dei Io sardi. È dormivo con Gianni, non russava, vero, andava era benissimo. il mio compagno di Distanza. stanza. Allora, invece c'è Giulio Albano, a fianco a te Marco. Giulio, Grande Giulietto. dal passaggio con i Barritas c'è stato per te, quindi invece uno dei componenti dei Barritas, uno dei, dobbiamo dire, uno dei bassisti, perché non sei stato l'unico. Diamogli pure il microfono. Giulio, Lì diciamo che sono uno dei fondatori. prego, tieni il microfono vicino. Posso Uno dei dire uno dei fondatori. fondatori? È Sì, certo, se è la verità naturalmente la puoi certo che è la dire. No, no, verità. tieni il microfono il più vicino possibile. Noi abbiamo iniziato nel 1960 con Antonio Francesco Salis e il povero Nino Scalas, Sì. che poi Nino andò via. E dopo qualche anno entrarono Guido e Nello, quindi noi ci chiamavamo gli Assis sino al 1964. E da lì io partii militare, entrò Benito con Tonietto e così nacquero i Sì, Barritas. Antonio, quando parli di Antonio parli di tuo fratello che ci Certo, ha lasciato quando è due andato anni fa. due anni fa. Lo abbiamo ricordato anche poco fa, ma devo ricordare che tra le persone che di recente sono scomparse anche Francesco Salis, che è stato anche lui componente dei Barritas Certo, per un po' di tempo. sì. Tu hai lasciato i Barritas perché sei partito a fare il militare? Gli Assi, Gli assi, gli Assi. sì. Siccome però Antonio Tonietto suonava il basso, quindi non potevano, poi il ritorno dal militare, cosa hai fatto? Ti sei trovato il posto, No, abbiamo creato un altro un gruppo altro gruppo. con Dino Salis, abbiamo fatto i Ah, i dinosauri, dinosauri, quindi tu esatto. hai fatto parte del mitico, glorioso I dinosauri con Certo, Dino dal Salis. 64 sino al 68, che poi io nel 68 sono rientrato con i Barritas. Sì, e hai attraversato tutto il periodo d'oro dei Barritas, cioè quando si sono trasferiti, come avevano il manager Carlo Cavazza e andavano a fare molte Prima serate ancora fuori. eravamo con i Quelli, che poi sono
non erano altro che la PFM, no? Sì, sì, sì. Quindi eravamo con voce. Con il loro impresario, no? Cioè lavoravamo insieme, facevamo le serate, non so, un'ora a noi, un'ora a loro, quindi sino a che poi abbiamo incominciato a fare queste balere, si girava tutta l'Italia, quindi con Carlo Cavazza ci siamo assestati. Io ricordo ancora il vostro furgoncino che girava per Oristano, per le... E fu lui l'artefice di questo furgone. Il furgoncino, i Barritas manager Carlo Cavazza, Reggio Emilia. Me lo ricordo ancora. E quando vedevo il furgoncino che c'era il vostro service dentro, cioè i vostri strumenti, che chiaramente vi montavate voi, non c'era nessuno che... Era un Ford Transit. Un Ford Transit. Ed eravamo tutti, i Barritas, però erano insomma gli anni d'oro dei Barritas, quando incidevate i dischi per case discografiche anche molto importanti, certo. Ospiti sempre, molto ospiti della RAI, trasmissioni radiofoniche, televisive. Sì. Poi Barritas, pam, sono scomparsi così, dopo questo periodo d'oro. Scomparsi, diciamo che una volta che è andato via Benito, insomma, si è perso un pochino. Benito è andato via intorno al 75, l'emblema di questo giusto? Gruppo, 75 Benito, è andato via quando c'è stato il boom delle radio private. Benito ha iniziato a lavorare per conto suo a Radiolina, mi ricordo, faceva inizialmente, prima ancora che Oristano, faceva una trasmissione a Radiolina. E poi venne alla RTO di Oristano, lì nacque Sexyphone, il gruppo I Porsei e così via. Però i Barritas avevano avuto una loro punk, una loro strada. Sì, noi abbiamo continuato comunque. Con Marco anche. Sì, che anno Marco faceva? 79. Luigi Frino era stato anche... Sì, e Luigi Fino era stato con voi, con i Barritas, anche con i Salis, se non sbaglio, Luigi. Luigi è entrato, appena andato via Benito, nel 77. Insomma, tutti... Poi 78 è entrato Nicola Urru, 77 e 78, sì. E poi è entrato Marco. Nicola era andato via dai Porsei ed era subentrato, entrato nei Barritas. E io ho avuto un'esperienza insieme a voi un anno, intorno al 95-96, facevo il presentatore delle vostre, delle vostre serate. Sì. Allora i Barritas, c'era una formazione, a parte i quattro che costituivano il nucleo, i fratelli Albano e i fratelli e Cocco, Pier Giuliano, se non sbaglio, era il batterista, Tidia, giusto? Cantava lui era cantante. Cantante e batterista. Sì. Stefano Cocco alla voce e tastiera, insieme al fratello. E poi mi pare che la formazione fosse così, finisse. Sì. Io che facevo il presentatore del vostro spettacolo. Sì, è stata una bellissima esperienza anche quell'anno. Adesso continuiamo, poi chiudiamo la parentesi Barritas. Sì. La separazione tra i fratelli Albano da una parte e i fratelli Cocco dall'altra ha portato a mantenere il nome Barritas da una parte e non solo Barritas dall'altra. Poi chi dei due o chi dei quattro avesse ragione non si sa. Beh, è una lunga storia questa. No, cioè, ma, dovessimo parlare di questo è meglio chiudere, perché ci vorrebbero due mesi. E difatti poi noi non solo troviamo Marco, prego Marco il microfono, noi non solo Barritas, loro, anche Marco, quando giusto? Sono arrivato io avevo visto già che finiva Cazzotta e quindi è successo che perché si litiga negli ambienti? Si litiga perché secondo me c'è la gente un po' invidiosa l'uno dell'altro. C'è l'invidia, dici? Solo tra di loro. Cioè il fatto stesso di scegliere un brano rispetto a un altro creava questa guerra tra di loro. Io sono arrivato e mi sono trovato proprio al centro. Devo dire la verità, mi trovavo benissimo con Giulio Antonio. Sì, sì. E Luigi Frino andava con Nello e Guido. Benito era quello che alla fine diceva basta, andiamo. Ma guarda, allora, io devo raccontare. Però era una guerra totale, c'erano 5 anni di battaglie. Io devo raccontare un aneddoto a questo proposito. Lo spettacolo del 95 era stato strutturato in questo modo. A parte la parte musicale, c'era una proiezione di diapositive che ripercorrevano la storia dei Barritas, con loro che erano giovanissimi, fino ad arrivare poi anche a un'età più avanzata. Mi aveva dato l'incarico tutto il gruppo di realizzare le fotografie, visto che ero un esperto di fotografia, ho fatto tutte le diapositive che avevamo iniziato a proiettare durante tutta la serata.
A un certo punto però mi ricordo che più o meno a metà stagione ci fu un litigio bruttissimo perché con le fotografie che mi avevano dato, e loro si vedevano da giovani, si prendevano in giro tra di loro e quelle fotografie diventavano il pomo della discordia, litigavano per queste foto, tant'è che alla fine della serata questa la devi strappare, questa la devi strappare, alla fine eravamo rimasti senza foto perché non volevano più che si proiettassero, perché si prendevano bastava in giro, niente, ed erano così belle quelle fotografie, quelle diapositive, davvero, bastava niente per farli litigare. No, purtroppo no, perché avevo consegnato tutto col proiettore a qualcuno di voi, però non ho. Le fotografie erano tutte originali vostre, quindi voi dovete avere per forza. Sicuramente le ha Benito Urgo. No, non c'era Benito. No, non c'era Benito. No, in quel periodo non c'era Benito. E torniamo ai Vogue, quindi. Prego, i Vogue. I Vogue di Giampiero l'abbiamo visto, Corias è un, devo dire, sei un bravissimo chitarrista, davvero. Devo. Il giorno è stato bravo. Mi hanno aiutato loro, però se no. Da dove nasce Giampiero questa passione? Beh, nasce da bambino. Qua a Oristano c'era in ogni via, c'era un complessino che suonava. Cioè. Tu sei giovane, tra l'altro. Sì, io ho 25 anni. Sì, compiuti, 25 anni compiuti. No, io sembro giovane, ho 60 anni. Ah, va bene, sei giovanile allora, diciamo. Sì, sono giovanile, sì. Ecco, quindi questa passione... È nata per colpa loro. Perché loro, quando loro facevano le prove, lui non c'era in quel periodo, a casa della mamma di Guido Cocco, in Piazza Sant'Effisio. Sì. Noi ragazzini eravamo sempre lì, facevamo la guerra per arrivare alla finestrella, alla finestrella. Che era me mezzo metro di che finestra, quindi c'eravamo tutti lì a bisticciarci, sì, certo. per avvicinarci a sentire. Questo. E poi dopo, sai, piano piano senti la musica, ce l'hai, ti piace, cerchi di imparare, ci avevano regalato delle chitarrine, abbiamo provato un po' tutti a suonare, c'è chi ha imparato un po' di più, chi un po' di meno, ma tutti i ragazzini di quel periodo poi hanno fatto un complessino. Questi complessini sono diventati dei gruppi anche importanti, abbiamo suonato tutti, diciamo, a un livello accettabile. E poi ci sono quelli che si sono nascosti dietro i negozi di strumenti musicali che poi hanno fatto finta di non suonare. Perché quello che organizza tutto ha suonato con me, Gigi Piso, suonato in un gruppo che si chiamava i Tops, che ha avuto una scarsissima fortuna perché abbiamo fatto, mi pare, una o due serate, due. La seconda, diciamo che è andata così, e il nostro impresario di allora, che era Tureddu, Tureddu è onnipresente Tureddu in quel periodo. Tureddu, diciamo che è stato presente nella vita di ogni musicista di Oristano, no? Perché io ho cominciato da senza impresario, perché non ce lo potevamo neanche, non ci volevano, diciamo così, eravamo talmente scarse che non ci volevano. E poi dopo, invece, quando ognuno di noi ha imparato un po' i rudimenti, allora abbiamo fatto parte dei gruppi, quindi i Tops, poi Tureddu mi aveva chiamato con l'Espressione. Io ho fatto quindi un paio d'anni. Cabras? No, l'Espressione era Oristano in quel Oristano. Periodo. Sì. Ah, e poi io sono partito all'università a Cagliari, lì ho smesso la mia musica Oristano, è finita, ho cominciato suonato a Cagliari per tanti anni e poi sono tornato a Oristano. Non l'hai mai interrotto? Anche no, se beh, ho interrotto per 11 anni. Quando, dopo l'università, mi sembrava poco, diciamo, poco professionale suonare. E invece poi, sempre per colpa di Gigi Piso, che nell'89 ha organizzato il primo raduno, mi ha invitato e quindi da lì ho ripreso, poi non ho più smesso. E poi adesso faccio qualche serata con Marco qualcuna. E poi c'è con voi c'è il grande Mariano e non dobbiamo dimenticarlo. E poi c'è Mariano che adesso sarà già a letto perché è tardi, per lui è tardi adesso. Lui è Mariano mezzo, Tunerani che quando ha fatto... Ho sentito l'ultimo brano, se non sbaglio il brano di chiusura, quello strumentale con quello classico, il Toccata e Fuga, giusto? Sì. Poi da lì, io pensavo stesse facendo soltanto un accordo giusto per... No, per lì iniziare. È andata così, doveva essere un brano di Pink Floyd, no? E poi si agganciava al pezzo di Bach e poi al pezzo che ho fatto io finale, se no che qualcuno non aveva più la voce perché c'era molto umido, no? Perché il brano era molto, molto impegnativo per la voce, era The Great Gig in the Sky. Ah, figurati, che è una tonalità alta. Esatto, però purtroppo c'era veramente tanto umido, quindi Marco non ha...
la colpa non ce la fa. No, la non è la colpa del Marco, no, però, è la colpa dell'umido, quindi però non ha potuto... Colpa del però sì, e quindi non è stata fatta no, quella... No, quindi abbiamo saltato quel pezzo, siamo inventate due cose un po' diverse, abbiamo fatto lo stesso, ma... Mi fa piacere. Marco, per chiudere, che poi tra l'altro tu hai chiuso anche la serata con i saluti, qualcuno sì. Ha detto, ma non era finita, tu hai, signori, tutti a casa, è finito, c'era ancora da fare tutti i ringraziamenti, le presentazioni finali, non te l'hanno detto per questo? Per quanto riguardava noi, tu hai detto, la serata finisce qui, dico bene, vero? C'era scusa, tutta una allora, cosa ancora da fare, ringraziare tutti, far salire tutti sul palco. Ma dai! Marco ha chiuso la serata. E questo non lo sapevo, glielo stiamo dicendo in diretta. Ci dobbiamo rivedere in diretta, ho registrati. Un'altra cosa. Sì, per chiudere allora, Giulio, vai. Dico questo, noi che cantiamo i Beatles, bene, perché non criticate loro, ma che non hanno mai fatto una canzone dei Barrettas? Hai ragione. Marco, vero, volevo chiudere con Giulio, ma chiudiamo con te adesso, seriamente. La tua carriera artistica, come nasce, come la passione, no, come nasce, tu sei di Terralba, canti da sempre, immagino, vero? Nasce da ragazzino. Ragazzino, avevo 14 anni, mi sentì un gruppo a Terralba e Marrubio, c'erano componenti di Terralba e Marrubio, Pino Pia. Forse qualcuno se lo ricorda, il bassista dei Nati Stanchi. E, niente, abbiamo sentito, cantavo, c'era la canzone di Albano, Nel Sole, io riuscivo a cantarla semplicemente, senza sforzi, così. Perché quella tonalità, arrivi quella sì, arrivavo, poi magari c'era la voce bianca. Allora. Niente, cantavo e mi hanno sentito e mi portavano in giro con loro, con gli Strolling. Che era un gruppo degli anni 60. Ho fatto un paio di serate, poi arrivo al cinema di Barria, a Macomer, stavo cantando, siccome io ero minorenne, arriva il carabiniere di turno, lei minorenne, deve andare via. Come? Ma è il ragazzo che canta con me. No, non può restare dopo mezzanotte in sala. E io, con le lacrime negli occhi, sono andata a dormire in furgone, dal giorno decisa di non andare più a cantare col gruppo. No, con nessuno, con finito. Nessuno. Mi sono andata al calcio, poi ho ripreso con loro nel 79. Ah, quindi hai avuto un momento lungo anche di interruzione. Ma no, perché io ho scoperto un concorso. Vabbè. Sì, tra l'altro... Volevo evitare. Loro mi hanno visto che giocavo con i ragazzi del Cagliari lì a Sanremo e loro facevano la stagione. E quindi ti hanno visto lì? Va a giocare a pallone. Ah, giocare, non a cantare. Nelle giovanili del Cagliari. Ho capito. Quindi hai giocato nella giovanile del Cagliari quando eri ragazzo. Va bene, abbiamo visto anche la storia, un po' triste questa cosa che ci hai raccontato, un po' da piangere, perché ti impediscono, non mi sapevo, ha dato fastidio, un bel trauma. Anche perché c'era molto freddo fuori a dormire in furgone, sì. Non era facile. Ah, ma com'è, immagino l'inverno. Chiaro che paese non ci fosse freddissimo. Va bene, allora i Vogue, questo gruppo vintage Oristano Group, insomma, il gruppo che si è formato forse per l'occasione, immagino, ma ci ha fatto molto piacere. Però vi ha fatto piacere. Ti sei divertito, vi siete divertiti, tantissimo. Vero Marco? Devo farti davvero i complimenti per la tua voce che ancora riesci a toccare delle tonalità veramente, veramente alte. Grazie davvero ancora. Adesso ci sentiamo alla vostra performance che ha chiuso anche tutta la serata. Io devo ringraziare la Casa della Musica per averci ospitato in questi due giorni. Dovevamo fare delle brevi interviste, ma alla fine con questi ragazzi è impossibile fare 10-11 minuti, perché da domanda nasce domanda, da cosa nasce cosa, hanno tantissimo da raccontarci. E allora faccio una cosa, vi prometto che ritorneremo sull'argomento, magari con delle interviste singole, dove è sempre stato il mio sogno di sentire i Barrettas, tutti questi gruppi oristanesi e tutti coloro che hanno ruotato intorno ai gruppi degli anni 60-70 ad Oristano, ce n'erano tantissimi. Ne abbiamo sentito soltanto qualcuno nominare, ma erano molti, molti di più in quegli anni. Si facevano proprio dei concorsi per gruppi musicali, cosa che oggi è quasi impossibile. Allora, con la Casa della Musica, con Chidea che ha arredato questo piccolo salottino all'interno dell'esposizione, della sala espositiva della Casa della Musica, io vi saluto perché vi lascio adesso con l'esibizione dei Vogue e ci risentiamo sicuramente sull'argomento, come detto, ci ritorneremo su Super TV Oristano. Buon proseguimento. Nel
fratempio che lo raccordano e aggiustano gli strumenti. Io e Giampi ci facciamo un duos dedicato al mio grande amico Antonio Albano. Fammi un la maggiore, maestro. Love of my life, don't need to break my heart when I Giampiero Correas. Tu è il popolo che mi aspetta e scusa.
mia destra. Sono forte, mi sono pazzo, si si tosta nell'armatura, mette tutto, faccio amore, io spazio. Io sono forte, chi mi dice che masagnello poi nero non sia più. E non vengo più là, sono pure la tua madre, e la casa questa volta non mi deve perdere. E un applauso è quasi spontaneo, grazie! A lei tastiere, Mariano, tu le mani! Al basso, Giulia Albano! E alla batteria, Francolino Mondalbano.
barco. Goodbye. Oh,
e Marco, vi ringraziano. Abbiamo anche finito. A meno che voi non volete stare con noi fino alle 4, ma non mi sembra il caso. Fateci un altro applauso e ce ne andiamo. Grazie a voi. A San Uglieri. A Travolta, se voi dovete dire Deo Volla. A Travolta! Ciao ragazzi.